quello l'esempio che fare il primo esempio che faremo sul simulatore è l'esempio dell'ospedale da campo. Questo è in assoluto uno degli esempi che viene fatto più spesso quando si parla di simulazione, con tutto che è abbastanza macabro. E quello che vogliamo simulare è un ospedale da campo, quando in un periodo di 5 giorni arrivano 2.000 pazienti, perché può esserci stata una qualche guerra o battaglia in quelle vicinanze, posso dire che l'arrivo dei pazienti è assolutamente casuale e la distribuzione degli orari di arrivo dei pazienti è uniforme. L'arrivo dei pazienti è casuale, però diciamo, per avere il meglio dei due mondi, quello che faccio è prendere e memorizzare questi, generare casualmente gli arrivi e, una volta generati casualmente gli arrivi, memorizzarli in un database. In questo modo gli esperimenti sono ripetibili. E quindi io sono in grado di vedere che cosa succede, fondamentalmente sono in grado di fare debug. Se qualcosa non funziona nel mio programma, io sono in grado di andare a vedere quali erano le condizioni che hanno creato il problema. Bisogna stare attenti quando io uso dei dati appunto fissi, per così dire, al problema dell'overfitting, per cui io magari potrei trovare una serie di elementi che rendono il mio ospedale particolarmente efficiente e funzionante, che però sono dovuti a un qualche caso nell'arrivo. Io sto sfruttando una qualche caratteristica casuale del come arrivano i miei pazienti, per cui non è una strategia buona quella che ho pensato, ma è una strategia fortunata. Il che vuol dire che se anche soltanto un paziente arrivasse un po' prima o un po' dopo, il tutto si ripianta. Quindi una volta che il mio programma funziona, probabilmente vale la pena di fare queste prove, almeno con dei 2.000 pazienti che arrivano a orari leggermente diversi, oppure di renderle realmente casuali. Allora, No, scusatemi se non è particolarmente allegro come esempio, possiamo immaginare che i pazienti siano classificati con un colore, questo è quello che solitamente viene chiamato triage negli ospedali da campo. Allora, i pazienti rossi sono pazienti che hanno bisogno di cure immediate, per cui devono in qualche modo hanno bisogno di un medico, perché se no entro un'ora moriranno. Pazienti gialli, condizioni più o meno stabili, hanno bisogno di cure mediche entro 6 ore, se no anche loro lasceranno questa terra. Verdi possono stare 12 ore senza avere problemi. Bianchi sono quelli che vengono chiamati i feriti camminanti, è gente che è arrivato nel centro di assistenza sulle loro gambe, perché hanno un graffio da qualche parte, per cui tendenzialmente se proprio c'è tempo va bene, li medichiamo, ma se no possiamo anche dimenticarci. Nella simulazione nel piccolo programma di simulazione che ho messo, ho anche considerato i pazienti neri, che sono pazienti morti. Ovviamente non arrivano al pronto soccorso i pazienti morti, solitamente, però li considero, perché se un paziente muore durante il percorso, lo considero, metto nero il suo colore. Allora, a questo punto bisogna iniziare a pensare che cosa succede, e quindi provare a immaginare una situazione, modellare il nostro ospedale da campo. Allora,
quello che io posso immaginare nel mio ospedale da campo è quello di avere una unica lista d'attesa, in qualche modo una lista d'attesa, e la priorità è data prima dal triage, e quindi i rossi passeranno davanti ai gialli, che passeranno davanti ai verdi, che passeranno davanti ai bianchi, e una volta divisi per tempo, quello che io posso occuparmi è di quando sono arrivati. Quindi fra i rossi vado a curare chi è rosso ed è arrivato prima. Questa è probabilmente la strategia che io provo a usare nelle mie simulazioni, e vale la pena di fermarsi a pensare un attimo se questa strategia ha senso oppure no. Ad esempio, quello che potrei decidere, e appunto sono cose particolarmente poco allegre, è ad esempio se un paziente è rosso e sta aspettando da più di tot, non me ne occupo più, lo lascio morire. Questo può non essere particolarmente bello, però io faccio una simulazione e vedo che magari in questo modo riesco in media a salvare più persone, che non a iniziare a curare persone che tanto probabilmente lasceranno le cuoia sotto i ferri. Vero o falso? Devo fare una prova. Un altro grosso elemento che io considero nel mio simulatore è che quando un dottore inizia a trattare un paziente non può essere interrotto. Quindi se un dottore inizia a trattare un paziente magari poco grave, comunque continua a restare lì e non viene più interrotto fino a che non lavora, non ha finito di curare. Va bene, un dottore ha bisogno di 30 minuti per curare un paziente, indipendentemente da qual era la sua gravità, e dopo i primi 15 minuti di cura il paziente esce dal pericolo, non rischia più di morire, quindi riuscirà a sopravvivere. Allora, iniziamo a vedere quelli che possono essere gli eventi in un simulatore di questo tipo. Io ho un paziente che arriva e questo può essere un evento. Questo paziente viene assegnato a un dottore. Quando il dottore inizia a curare un paziente, io posso segnare un evento che accadrà, che fra 15 minuti il paziente non rischia più di morire e fra 30 minuti il medico ha finito di lavorare con il paziente. Quindi immaginiamo il nostro simulatore. Io ho evento, arriva paziente. Quando il paziente arriva, io, in base a quello che è la sua gravità, segno l'evento della sua morte. Quello arriva e io segno che un'ora dopo morirà, 6 ore dopo morirà, 12 ore dopo morirà, quello che è rispetto al suo livello di gravità. Quando un medico smette di curare un paziente, il medico si libera, va a vedere nell'elenco, nella lista dei pazienti in attesa, prende il primo paziente in attesa e genererà di nuovo degli altri eventi. Paziente guarito e cioè paziente fuori dal pericolo di vita e paziente guarito. E io andrò avanti a processare gli eventi man mano che arrivano, per cui se io trovo un evento paziente guarito me lo segno come ormai fuori pericolo, se io trovo l'evento paziente morto, vado a vedere, perché magari è l'evento spurio di un paziente morto che in realtà era quando sarebbe avvenuta la morte di un paziente, ma in realtà quel paziente è già stato curato da un medico e quindi semplicemente lo ignoro, eccetera. Il simulatore che metto in piedi ha un modello assolutamente, appunto, come ho detto, semplicistico. Le mie
i miei arrivi sono sì casuali, però messi in un database, e questo mi garantisce di poter ripetere gli esperimenti. E di nuovo, lo scenario, quali sono le strategie, quali sono queste cose, andatelo a scrivere direttamente nel codice, e ogni volta che cambiate idea, cambiate il codice e scrivete in un altro modo. Questi simulatori non sono programmi che uno pensa di usare e riusare, diciamo, in qualche modo più e più volte con dati diversi. Sono veramente dei programmi che io costruisco, vado avanti a fare esperimenti cercando di capire, tutte le volte mi rendo conto che forse dovrei aggiungere un dettaglio, forse dovrei toglierlo, cambiare strategia, eccetera. Quando alla fine funziona, lo prendo e lo butto via perché ho ottenuto il mio risultato. Non è un programma che io scrivo e dopo che ho finito di scriverlo inizio a usarlo in modo pesante, sempre lo stesso. E a quel punto ha senso fare tutta una serie di ottimizzazioni e tutta una serie di cure su quella che è, diciamo, l'interfaccia del programma. Allora, per quanto riguarda il mio simulatore, quello che io posso fare è il core della simulazione è la classe ospedale da campo. La classe Field Hospital contiene la base del mio simulatore. I dati che ho bisogno per far andare avanti la simulazione, c'è ovviamente la event list, che come sempre non è una lista ma è una priority queue, che contiene gli eventi. Poi avrò bisogno di una lista di dottori, quali sono i dottori disponibili, che mi serve durante la simulazione, sapere se un dottore viene assegnato o quando un dottore torna in qualche modo disponibile. Mi serve una waiting list, quindi sapere qual è il primo paziente che devo in qualche modo curare. Questa, la waiting list, è sicuramente una priority queue, però qual è la funzione che uso per confrontare due elementi e decidere quale deve venire prima e quale deve venire dopo, dipende, e questo è un elemento su cui probabilmente vale la pena di giocare e pensare durante la simulazione. E poi ho un po' bisogno di qualche dato ausiliario, ma una mappa dei pazienti, unicamente perché così so nome e cognome dei vari pazienti e sono in grado in qualche modo di andarli a tracciare nel mio database. È fondamentale quando mi sto occupando e quando sto cercando di fare un simulatore, mi servono un po' di statistiche, perché l'obiettivo della simulazione non è così tanto per fare, è riuscire a vedere un po' come si comporta il sistema. Quindi, ad esempio, devo tenere traccia di quante persone muoiono, quante persone guariscono, quante persone vengono curate dopo quanto tempo, qual è il tempo medio di attesa, eccetera, eccetera. Quindi la parte di statistica nel caso della simulazione è sicuramente una parte abbastanza corposa. Dovete cercare di immaginare quali sono gli elementi che ha senso andare a osservare, quali sono in modo da poter avere un qualche feedback sulla vostra simulazione. E poi abbiamo quello che ormai siete tutti quanti abituati a fare, ad avere, ed è il DAO, il BIN, la connessione con il database. Non conoscevo ancora il pooling, quindi ovviamente qui non c'è. Se proviamo a vedere, perché recording finished? Se proviamo a vedere il database, Thank you.
vedete che ho 2000 pazienti che arrivano a intervalli di tempo inizialmente totalmente casuali, in cui ho semplicemente il codice del paziente, l'ora a cui arriva il paziente e qual è il triage del paziente, quindi se è un codice verde, bianco o rosso. Ho poi una tabella di pazienti che semplicemente mi unisce il codice del paziente, l'indice del paziente con un nome che può servirmi come in modo leggermente più descrittivo per sapere cosa è successo, mettendo insieme i due dati. Io ho che un certo paziente arriva in un certo momento con un certo codice. Questa è molto semplicemente la base dati. Vuol dire che il Connect, il DAO e il BIN non dovrebbero creare nessuna particolare, non dovrebbero avere nessuna ragione di interesse. Il paziente ha, diciamo, la sua classe di triage, e quindi la situazione e in qualche modo il suo stato. Lo stato mi serve perché io devo essere in grado nella mia simulazione, io non sono in grado di rimuovere gli eventi dalla coda degli eventi. Questa è una cosa che succede molto di frequente, per cui io posso avere un evento sapendo che John Smith è guarito e successivamente un evento che mi segna che mi segnala che John Smith è morto. Allora io devo essere in grado di risolvere questa situazione, perché i vari elementi all'interno del mio simulatore possono generare eventi diversi. Quindi io devo sapere qual è lo stato di John Smith, fondamentalmente, per cui se arriva un evento di morte e John Smith è in modalità ferita, beh, diventa morto. Se arriva l'evento di morte ma lui è già stato curato, posso semplicemente ignorare l'evento di morte. Quindi in realtà ho bisogno di due elementi diversi, ma ripeto, quali sono i due elementi diversi in questo caso specifico non è particolarmente interessante. È senz'altro interessante ricordarsi che in una simulazione ad eventi io posso trovarmi nella situazione di dover ignorare degli eventi, perché in qualche modo specificano delle cose che ormai sono vecchie. È già successo qualche altra cosa e quindi io posso semplicemente limitarmi a ignorare l'evento. Questa è una cosa che può succedere e quindi devo essere in grado di gestirlo. Vabbè, molto semplicemente il nostro oggetto ha un nome, lo status è un altro
tipo di normale amministrazione. Quello che forse vale la pena di iniziare a guardare è l'evento. Allora, io prevedo unicamente questi eventi all'interno del mio simulatore. Io ho l'arrivo di un paziente che si che si ristabilisce, un paziente che muore o un dottore che diventa disponibile. Quindi la situazione, gli eventi che io gestisco nel mio simulatore sono nuovo paziente, paziente salvato, paziente morto e dottore disponibile. Il mio evento avrà, come ho detto prima, tre campi. Il tempo, e lì uso semplicemente un long per segnarmi quando avviene l'evento. Qual è il tipo dell'evento? Ed è un enum in base a quelli che sono i tipi possibili di eventi, e eventualmente un dato, un intero. Ho una funzione che mi trasforma un evento in una stringa, unicamente per fare per poterlo stampare in modo più o meno carino, che mi dà una marea di warning, perché in realtà cercare di passare da un long a una data non è un'operazione così semplice in Java, perché a voler essere precisi uno dovrebbe considerare qual è i settaggi legati alla regione in cui si trova, i differenti fusi orari, eccetera, cosa che invece io decido di ignorare completamente. Quindi mi dà un po' di warning qui, ma tutti questi metodi sono deprecati. Ho bisogno di, quindi quando lo voglio stampare, prendere un evento, lo trasformo in una stringa, tirando fuori appunto il tag che mi identifica quando è l'evento. Questo lo faccio soltanto per avere qualche forma per poterlo visualizzare in qualche modo, in modo da riuscire a capire che cosa sta succedendo. E ho bisogno del compare, e questa è la cosa fondamentale. Però, ripeto, se io non vedo ragioni per fare diversamente, se alla fine io uso un long per segnarmi quando avvengono i vari eventi, ed è un long abbastanza grande ed è abbastanza, mi dà spazio per gestire numerosi eventi, a questo punto, per confrontare, posso semplicemente dire che faccio il confronto fra long e vedo qual è il più piccolo, e quello sarà il primo evento che succede. Quindi la classe evento, ripeto, non pensando a programmi diversi che uno può fare, simulatori diversi, probabilmente l'unica parte che va sicuramente modificata è questa, ed è quella in cui io quindi definisco quali sono gli eventi possibili, e potrebbe aver senso modificare il dato. Se io ho bisogno di associare ad un evento alcuni parametri, in questo caso un intero mi basta, però se io potrei aver bisogno di associare all'evento parametri diversi, e in questo caso quello che qui è il dato va modificato. A parte questo, credo che in una grossa classe di problemi, un grosso numero di problemi diversi, la classe evento rimanga pressoché immutata. Guardiamo la classe Field Hospital. Allora, come avevamo detto, io ho bisogno di
della mia event queue, e questa è di nuovo la cosa che posso dire che c'è praticamente sempre quando ho una simulazione, quindi ho una priority queue di eventi in cui io vado a sputare dentro gli eventi e poi vado a prenderli man mano che vengono, che succede qualcosa. E poi abbiamo un array list di dottori che mi serve per gestire quando che dottori sono disponibili e quanti dottori sono disponibili e come, e avrò la mia waiting list che mi dice qual è il prossimo paziente che devo curare. Ma, e poi posso aver bisogno di fare un po' di statistiche, ma questo lo vediamo successivamente. I più normali setter, una procedura per aggiungere un dottore, ma io voglio aggiungere un dottore in realtà perché nella prima versione della mia simulazione l'unica cosa a cui sono realmente curioso è di vedere che cosa succede ad aumentare il numero di dottori. Quindi voglio avere un sistema abbastanza veloce che mi permetta di modificare quelli che sono i dottori all'interno della mia simulazione. Quindi quello a cui penso è la procedura main, che non fa unicamente quello che abbiamo visto sui lucidi, e quindi finché ci sono eventi genera gli eventi, ma prima di fare questo in qualche modo seleziona un certo numero di dottori. Quindi io da dentro il main inserisco un certo numero di dottori e poi lancio la simulazione e vedo che cosa succede. Questo di nuovo vi fa vedere come io intendo usare questo simulatore. Il simulatore lo uso modificando il codice a mano, lanciandolo e guardando il risultato e magari segnandomelo su un foglietto. Ma è uno strumento che io uso e che continuo a modificare nel codice, continuo a scriverlo. Non è un programma che prima faccio e quando ho fatto e finito a quel momento inizio a usare. È un programma che costantemente vado, ne scrivo un pezzetto, lo lancio, prendo il risultato, ne scrivo un pezzetto, lo lancio, prendo il risultato e vado avanti in questo modo. Allora, dal momento che io ero interessato a vedere cosa succedeva modificando il numero di dottori all'interno del mio ospedale, da campo ho usato questo sistema perché fosse semplice aggiungere o togliere un dottore. Ma ripeto, non prendetelo come una regola. Questi sono programmi che possono essere affrontati e scritti in svariati modi diversi. La add event, va bene, questo è abbastanza semplice. Io aggiungo un evento alla mia coda. Una funzione in qualche modo che mi permetta di riportare verso l'esterno il fatto che la coda degli eventi è vuota, quindi in maniera che dall'esterno, dal main, io sia in grado di controllare se la coda degli eventi è finita oppure no. Quindi io ho questa funzione more event che mi risponde se la mia coda degli eventi è vuota. Di nuovo, questo segue l'impostazione che ho usato di dire che è il main che fa tutti i singoli passi della simulazione. Avrei potuto fare diversamente avendo una funzione che era semplicemente simula tutto e poi dentro la funzione simula tutto andavo a controllare se la coda degli eventi era vuota. E siamo finalmente arrivati alla funzione che è il grosso cardine di tutto il nostro simulatore, ed è la funzione che mi serve per processare un evento. Allora, la prima cosa che faccio è
andare a prendere l'evento e a questo punto, in base al tipo di evento, ho una serie di switch, ho una serie di case all'interno di un grande switch. Se il mio se il case è l'arrivo di un paziente, beh, se è l'arrivo di un paziente avrò un ulteriore switch. L'ulteriore switch è in base a qual è la gravità del paziente, che può essere rossa, gialla, verde o bianca, o nera, anche tutto sommato. Nera se è un pochino troppo tardi. Ma allora, diciamo, se arriva un paziente etichettato come rosso, guardate cosa io vado a fare, vado a aggiungere un evento. Nella mia coda degli eventi io vado a schedulare la sua morte, un certo punto avanti nel tempo. La stessa cosa faccio se il paziente è giallo o verde. In tutti questi casi io schedulo la sua morte. Poi, se mi è andata bene, riesco a salvarlo prima, cosa che spero di fare, e quindi quando arriverà l'evento morte posso tranquillamente ignorarlo. Se invece non ce l'ho fatta, beh, l'evento morte arriva prima degli altri. Ripeto, scusatemi su questo esempio macabro, però... Quindi, nel caso che sia rosso, giallo o verde, io andrò semplicemente a segnare nel tempo più avanti, a distanza di tempo diverso, se quando deve avvenire il caso morte del paziente. In questo caso vedete che il tutto è deterministico. Potrebbe anche non esserlo, potrei mettere un punto X nel futuro casuale. A questo punto, per avere un qualche dato, dovrei lanciare più volte la simulazione e vedere un po' che cosa succede. Diciamo che il vantaggio e gli svantaggi dell'avere degli elementi casuali sono abbastanza ovvi. I vantaggi è che non corro il rischio di andare proprio a beccare un punto particolarmente fortunato o particolarmente sfortunato. Gli svantaggi sono che una simulazione sola sicuramente non mi basta, devo ripetere un bel po' di volte e vedere un po' cosa succede. Nel caso di paziente bianco, che erano il walking wounded, quindi quello che camminava senza essere troppo grave, non metto nulla, anche se non lo curo comunque sta bene. Nel caso del black, beh, il black in teoria non avrebbe dovuto presentarsi direttamente, però altro caso in cui non devo fare assolutamente nulla, perché comunque sia il paziente è morto. Già. A questo punto, dopo aver lo switch, quello che faceva era semplicemente segnarsi quando sarebbe successo qualcosa al paziente, indipendentemente da tutto, io lo inserisco nella coda dei pazienti in attesa. Quindi, in base a nulla, semplicemente io prendo il paziente e lo vado a mettere dentro i pazienti in attesa. Notate che io uso il campo data come indice del paziente. Quindi, nel caso dell'evento, io ho il campo data, se sto parlando di un paziente, dell'arrivo di un paziente, il campo data mi contiene qual è il numero, il codice identificativo del paziente che è appena arrivato. Quindi io lo vado a inserire in coda a un certo tempo. La cosa più bella che può succedere come evento è che un paziente è in qualche modo guarito. Un paziente è in qualche modo... sono riuscito a far guarire un paziente. Allora, a questo punto vado a vedere qual è lo stato del paziente e aggiorno il suo stato. Notate che se mi è andata bene, io guarisco un paziente e dopo mi arriva l'evento paziente morto. Quindi prima il paziente è guarito e dopo io ho un evento in cui il paziente muore e quindi posso tranquillamente ignorarlo. Se le cose sono andate male, magari io ho iniziato a curare un paziente, però non ho fatto in tempo non sono passati 15 minuti a curarlo prima che
poveraccio sia morto. Allora, in questo caso ho l'evento morte che precede l'evento guarito, quindi io potrei avere un evento guarito su un paziente che di fatto è già morto. Allora, se il paziente è morto, vabbè, non posso farci nulla. Se invece il paziente non era ancora morto, allora lo posso segnare come guarito e quindi segno nel suo stato che l'abbiamo salvato, il triage diventa bianco e vabbè, lo stampo perché sono contento di questo. Un discorso assolutamente analogo succede quando io ho un evento paziente morto. A quel momento, se il paziente era ferito, quindi non era stato ancora curato, allora lo segno come morto. Differentemente posso ignorare l'evento, perché non ho bisogno, perché quel paziente ad esempio è stato già curato e quindi l'evento istante della morte del paziente può essere semplicemente ignorato. Oppure un dottore può diventare disponibile. Allora, se il dottore diventa disponibile, beh, lo devo rimettere fra i dottori in qualche modo disponibili. Questa è la fase iniziale in cui io semplicemente mi sto limitando a processare l'evento. Manca ancora, e a questo punto però direi che lo vediamo domani, quello che io devo fare comunque per aggiornare lo stato interno del sistema. Quindi io ho processato l'evento, il che fondamentalmente è consistito nel leggere un evento e nel generare una serie di nuovi eventi in futuro. Quello che mi manca è aggiornare tutto il resto dello stato del sistema e quindi in particolar modo andare a vedere come i medici possono iniziare le cure dei vari pazienti. Ripeto, rinnovo le mie scuse per un esempio così macabro, purtroppo però sono cose che succedono, per cui se questo vi spingerà a dare una parte dei vostri soldi o comprare diari di Emergency o di qualche altra gruppo che cerca di aiutare le vittime di guerra, ben venga.